Allora, ben ritrovati, un cordiale saluto a tutti voi telespettatori di Fano TV sintonizzati sul canale 17 del Digitale Terrestre. Siamo in diretta alle 9 e 8 minuti per seguire questa fase di maltempo, questa fase di maltempo che tra l'altro dovrebbe essere piuttosto breve, breve ma intensa, stando a quelle che sono le informazioni che ci arrivano ormai da diverse ore in redazione. E stando a quello che sta documentando la nostra troupe con Simona Zonghetti ed Alessandro Belli, che sono in questo momento collegati con noi in diretta da Marotta, dove vedete dalle immagini ci sono strade, c'è cioè questa strada in particolare completamente allagata. Buongiorno Simona, allora raccontaci. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo esattamente in via Luigi Rizzo, una strada chiusa temporaneamente al traffico con queste sedie. Come potete vedere ci sono in certi punti 10 centimetri d'acqua, in altri addirittura 20. C'è chi si è attrezzato con dei sacchi di sabbia. Sono quasi tutti al lavoro, i residenti, perché le abitazioni sono allagate. Buongiorno, qual è la sua abitazione? Questa qui, questa casa qui, sempre in via Luigi Rizzo numero 20. Ecco, anche la sua è allagata. Sì, qui davanti lo scantinato è tutto dentro una casa. Non lo so, io qui ci sono sempre i problemi, non fa niente nessuno, tutti promettono. Adesso la mia promessa è una sola. Al 31 si va a votare. Ma il voto non lo prendete, non lo prendete nessuno perché parlate e non fate mai niente. Chiudo. Ecco, ma secondo lei qui qual è il problema, la causa? La causa viene dalle campagne in via Dalmazia e da lì ritorna indietro tutta l'acqua che viene dalle campagne. Noi abbiamo preso uno spurgo, abbiamo pagato tutti qui della zona, abbiamo pagato lo spurgo per pulire le fogne che fanno tutte le volte che telefonavamo e dice sempre adesso veniamo, adesso veniamo, adesso siamo sotto a Mondolfo, vediamo cosa fanno. È venuto qualcuno questa mattina ad aiutarvi? Nessuno, assolutamente. Anche la sua abitazione è allagata? Sì, il giardino è tutto allagato, per fortuna l'acqua dentro ancora mi deve arrivare. Ecco, ci Però sono 2 anni da questa spostiamo. parte che è un macello, 2 anni. Se ci consente, ci spostiamo anche nel suo giardino, così mostriamo anche ai nostri telespettatori la situazione in cui versa. Ecco, qua ci sono anche dei giovani che questa mattina non sono riusciti ad andare a scuola perché anche la FA di Bruno è allagata. Ecco, ci spostiamo da questa parte. Come potete vedere, ci sono almeno 10 centimetri d'acqua, in alcuni punti anche di più. Qui c'è un problema di fognature. È anche un problema di fognature, sì, che c'è una puzza orribile che non ci si sta. E nessuno Dall'odore ci si può aiuta. sentire. E nessuno ci aiuta. È suo figlio? Sì, è mio figlio. Sentiamo lui. Questa mattina si rimane a casa? Sì, è tutto allagato lì. Anche tuo fratellino e tua sorella? Sì, anche loro. Frequenti la FA di Bruno? Sì, quinta. Mi diceva sua moglie che comunque sono stati tempestivi nell'informazione, ovvero vi hanno comunicato che la scuola questa mattina Sì, aveva dei problemi. almeno la scuola fa il suo dovere, almeno loro. Perfetto. La ringrazio. Ci spostiamo, ritorniamo in strada, Marco, perché ci sono in realtà diverse case allagate. Dunque, come mi dicevi tu questa mattina, anche via Dalmazia, che praticamente è la parallela, anzi la perpendicolare. Anche lì ci sono dei problemi. Ci spostiamo, come vedete, abitazioni tutte allagate. Scusi, lei come si è adoperato per tamponare la situazione? Io ho tre pompe sommerse, una allo scantinato e due qui fuori per alleggerire un po' l'acqua, ma se continua a piovere siamo sempre allo stesso livello e non ne possiamo fare niente. Qui la pioggia la mette fino a stasera alle 8 e qui i pompieri non ci sono, quello non c'è. Chiami, sono tutti occupati, non lo so cosa si deve fare. Comunque noi siamo in una brutta situazione. E qui le cose sono sempre uguali, se non cambiano, e qui toccherà andare sui comuni a fare quello che si deve fare. E basta. La ringrazio, di nuovo molto disponibile. Ci spostiamo in cima alla via perché anche Stuccia è una signora anziana.
Tra l'altro anche qui c'è un signore, mi raccontava che la moglie ha dei problemi. Signore, buongiorno, la disturbiamo nuovamente, siamo in diretta. Come sta sua moglie? Riesce ad avvicinarci, altrimenti non riusciamo a sentirla? Non sta bene? Ecco, sì, se, ah no, abbiamo il cancello chiuso, non riusciamo a raggiungerla, vediamo che insomma anche lei in questo momento si sta bagnando. Niente, non riusciamo a raggiungere il signore perché abbiamo il cancello chiuso. Comunque ci raccontava che sua moglie appunto è chiusa dentro casa, non riesce da sola a muoversi. Andiamo qua, vediamo che i residenti più o meno sono tutti in casa questa mattina. Signora, buongiorno. Da lei è andata meglio? Sì, perché c'ho lo scalino abbastanza alto. Allora è andata bene, ma è sempre peggio qui. Qui ogni volta che piove, ecco, dopo che hanno allargato l'autostrada, questo è un disastro, questa via. Poi si deve chiamare gli operai per portare via il fango, tutto quanto, quanto si aggiunga. E il comune non pensa a niente. Fate tutto voi. È solo pagare il comune, solo richiedere le tasse, basta. La ringrazio. Ci spostiamo ancora poco più giù. Eccolo qua, oddio. Abbiamo un po' di... Buongiorno, buongiorno. Non abbiamo più parole da dire con una situazione così, non arriva nessuno, si chiama i vigili, non arriva nessuno, non so cosa si deve fare. Anche lei è una persona anziana in casa? Mia madre ha 87 anni, c'è un appartamentino che sta lì sotto perché non riesce a fare le scale e sta lì. Non so come devo fare, c'è 4 litri d'acqua, ma non è acqua, è terra, perché se fosse acqua, però è terra, entra dentro la terra. Le fogne non riscuotono, là è tutto tappato al mare e non c'è il coso. È la prima volta quest'anno che si allaga la via? Ma nel giro di un anno 4-5 volte. 4-5 volte, all'incirca. Perfetto. La ringrazio di nuovo, gentilissimo. Buongiorno. Anche voi, insomma, è andata bene la situazione? Avete la casa rialzata? Si può dire le palle girate, no? Basta vedere, non c'è da parlare, basta guardare. Fotografate per terra e vedete, ecco, guarda, dentro casa. Poi non siamo più fortunati perché abbiamo il livello della casa alta, che qui l'errore è dall'inizio. Nel mare non si devono costruire le case sottoterra. Lei fa solo così, ma è così. In alto ci si può andare. Ci sono anche a Fano, ci sono 4-5 piani. Non si può andare 2 metri, 1 metro più alto. Hai salvato tutto. Lei che cosa ne pensa? No, io penso che qui siamo messi male. Poi io, ne parliamo io ho fatto 37 anni di Svizzera, qua sono tornato, ho trovato un disastro dappertutto. Tutto. Ma lei è l'assessore? No. La Barnesi, non è la Barnesi. No. Non somiglia. La ringrazio. Fano TV, esatto. La ringrazio, no. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro a voi. Dunque Marco, direi di spostarci se riusciamo nella scuola Fa di Bruno, che anche questa mattina ha avuto dei problemi, da come mi dicevi. Va bene, tu stesso. Va bene, grazie per questa tua corrispondenza. Come avete visto, dunque, Marotta è la località, sicuramente perlomeno a quello che stiamo sentendo, vedendo, è la località in questo momento interessata maggiormente dalla pioggia. Pioggia che sì, è caduta abbondante, insomma, però stiamo parlando comunque di fenomeni naturali, non stiamo parlando di eventi straordinari, di maltempo straordinario, per cui davvero bisognerà, come dicono e come avete sentito da questa corrispondenza, bisognerà interrogarsi un attimo se c'è qualche cosa, capire se c'è qualche cosa che non funziona in quelle zone, in quei luoghi dove basta un po' di pioggia per mandare tutto all'aria o comunque tutto sott'acqua. Questa è la situazione che vi abbiamo raccontato in diretta. Queste sono le immagini che continuano ad arrivare dal nostro operatore e questa invece è la pagina aggiornata del nostro sito internet, che già dalle prime ore di questa mattina ha iniziato a pubblicare
le vostre fotografie, i vostri video, le vostre segnalazioni. Tra l'altro abbiamo anche aperto sulla pagina di Facebook, ecco, mentre la regia di Andrea Marcelli ci mostra con il doppio schermo, ci continua a mandare le immagini da Marotta. Dicevo, sul nostro sito, sul nostro portale Facebook, abbiamo aperto un nuovo gruppo che si chiama Reporter di Strada, e attraverso il quale tutti voi, chiedendo l'iscrizione alla nostra redazione, chiunque di voi può inviarci, così come ha fatto Giorgio Falcioni per esempio questa mattina con questa immagine, ecco, potete pubblicare le vostre segnalazioni, i vostri video, le vostre fotografie. L'acqua è tutta qui ferma. Non è riuscita a recarsi al lavoro? In pensione. Sì. Com'è? In che stato è la sua casa? No, va bene. Va, scorre giù. Ci mostra, ecco, questa qua è la sua? Ecco, quella piazzetta. Eccola qua. I suoi vicini di casa invece hanno avuto dei problemi? No, da noi no. Qua siamo praticamente in via Dalmazia? In via Cefalonia. La via Dalmazia è l'altra via, la via dopo, verso Fano. La ringrazio signora, buona giornata, salve. Torniamo nella strada principale e ci richiamo in via Fadi Bruno. Ecco, quindi via Fadi Bruno per andare a vedere la situazione della scuola, dicevamo la scuola di Marotta chiusa. Ecco, allora torniamo sul sito, rimaniamo così, perfetto. Ecco, vedete, qualcuno si è organizzato anche con i classici sacchi di sabbia per tentare in qualche modo di frenare l'avanzata dell'acqua, di fermare l'avanzata dell'acqua. No, dicevo, abbiamo aperto anche questo nuovo gruppo, vedete, tante persone ci stanno chiedendo in questo momento di entrare a far parte di questo gruppo, come Giusy per esempio, che chiede di entrare. Ecco, Giorgio Falcioni, dicevo invece, la fotografia del Lido, la fotografia del sottopasso del Lido, un altro punto storico dove basta un po' d'acqua e in automatico finisce sott'acqua. Questa è la fotografia che ci ha inviato appunto Giorgio Falcioni. Entriamo nella pagina, ecco, Reporter di Strada, ve la faccio vedere, la pagina di Facebook, dove questo, ecco, ci ha chiesto l'approvazione e noi lo abbiamo fatto entrare in diretta, e qui vedete, voi potete mandarci, inviarci le vostre fotografie e le vostre segnalazioni. Queste, qui siamo a Marotta, sulla statale, ecco la foto di Andrea Uguccioni che ci ha inviato, che ha pubblicato direttamente sulla pagina di Reporter di Strada di Occhio alla Notizia. Ecco, vedete il treno che passa sulla destra, non so se con lo schermo piccolo si riesce a vedere, vabbè, comunque siamo sulla statale, per farvi vedere un attimo com'è la situazione che in questo momento è insomma abbastanza difficile. Torniamo un attimo a Marotta in diretta con Simona Zonghetti. Qui siamo nei pressi di un'altra abitazione. Vedete quest'uomo che sta osservando nel giardino di casa un po' la situazione. Anche lì c'è acqua in abbondanza. E queste sono le immagini. Allora, cerchiamo intanto... Buongiorno, signora. Ecco. Riesce ad avvicinarsi così riusciamo a sentirla a microfono? Si può avvicinare così riusciamo a sentirla? Come no, volentieri. Ci mettiamo da questa parte. Diceva? Ma che disastro. È due o tre volte che ci fa così... Ogni piccola cosa ci viene dentro l'acqua. Quella di dietro no, è tutta la strada questa qui davanti. Entra dal cancello e poi va anche di dietro. Vi ha già recato diversi danni? L'altra volta mi ha gonfiato tutte le porte di sotto in garage. C'aveva un mobiletto, c'è una specie di cucina che c'è cucino, le erbe così. E lo stesso è partito. Oggi invece?
Oggi è uguale dell'altra volta, si viene dentro in garage al macello. Che cosa tiene in garage? Anche elettrodomestici? C'è una piccola cucina, ma c'ha la bombola, non ha il coso. Giusto per cucinare così. Dopo c'è una cucina vecchia che ci tengo tutte le pentole e c'è un letto che d'estate tante volte viene mia figlia, ci dorme. Si è rovinato? I mobili si rovinano quando hanno sott'acqua. Gonfiano tutti, l'altra volta ho fatto la denuncia al comune e poi sì, se supera tanti cose di danni devi fare e poi devi documentare tutto. Noi che siamo anziani, io sto male con il tumore, mio marito va, c'ha il Parkinson, siamo soli. E invece qui non si fa vedere nessuno, quando è così nessuno si fa vedere. Quanto andiamo a mandare per il voto tutti. Questo non è normale, non è possibile che ogni piccola cosa si va sott'acqua, non è possibile, ci vuole un qualcosa. Possiamo chiederle gentilmente di entrare? Possiamo guardare in che stato fa difficoltà? No, capiamo, ci mancherebbe altro. Ecco questo. Non si preoccupi signora, non ci sono problemi. La ringraziamo. Grazie a lei. Ho telefonato anche il comune non dopo, ma si vede. Il comune niente, non gli hanno risposto sì, dal comune? Sì. Adesso farò presente, anche non so se sono in zona. Ho capito. Quindi ancora deve avere insomma risposte concrete. La ringraziamo di nuovo. Arrivederci. Bene Marco, a te la linea. Sì, grazie Simona. Allora, dicevamo di questa pioggia, sì, intensa, ma che, come osservava questa signora così candidamente, insomma, pur non essendo un'esperta, insomma, che basta poco per far andare tutto sott'acqua, il che dovrebbe far riflettere qualcuno, c'è qualcosa che evidentemente non funziona. Allora cerchiamo di capire un po' anche nel resto della provincia come stanno andando le cose. Intanto dobbiamo dire questo, che a Pesaro per esempio è arrivata questa segnalazione, da anni non si riesce a riparare a dovere il tetto della celebre sala dei globi della biblioteca. In questo momento l'acqua piovana sta gocciolando dal controsoffitto sugli scaffali in ciliegio che da 3 secoli custodiscono il nucleo originario della biblioteca fondata dall'abate Federici. Qui però c'è un errore evidentemente, perché la sala dei globi, la Federiciana, è Fano, non Pesaro, quindi non capisco perché è stato fatto questo. Però vabbè, adesso cercate anche di capire soprattutto che stiamo aggiornando in tempo reale una marea di informazioni che ci stanno arrivando, cerchiamo di verificarle chiaramente con le fonti cosiddette certificate. Sentiamo Simona Zonghetti di nuovo a Marotta, in diretta. Ok, sì, ci troviamo in un'altra abitazione, signora, scusi. Buongiorno, ecco, ci dicevano che anche qua vi siete organizzati con una pompetta? C'è, è di là, è di là con la pompetta che c'è, eccola, guardi. Eccola, buongiorno, ci diceva la signora che vi siete organizzati con una pompetta. Abbiamo una pompa, come dobbiamo fare? Io non mai allagato in sottoscala, l'anno scorso la caldaia l'ho dovuta buttare via. Perché era terra, adesso l'ho messa in alto, ma guarda, c'è mio cognato là, guarda, ah, ecco. Vedi? Ma non è semplice, no, cioè è dalle 4 che siamo alzati, non è una cosa fattibile, guarda, adesso se riusciamo, solo che io dico che le fogne non ricevono, e qui guarda qui, allora qui esce la... Aspetti un attimo che attendiamo l'operatore, così riusciamo a mostrarlo anche a casa. È della cola, no? Però non riesce ad andare giù perché le fogne non ricevono e quindi ci troviamo nella M più assoluta. Chi ha lanciato l'allarme questa notte? Si è svegliata lei? No, noi stamattina ci siamo dati da fare perché l'anno scorso lo stesso ci siamo allagati, vedi laggiù c'è tutta la melma sotto il porticato e siccome ci abbiamo fatto un bel coso, un bel armadio, ci è presa l'angoscia perché giustamente, guarda qui, guarda che melma.
quindi se ti arriva qui, certo, tu capisci, non è una roba simpatica. Ecco, adesso siamo con questa pompetta, facciamo. C'è ancora tanto lavoro da fare, insomma. Beh, tu capisci, insomma, se ti arriva lì c'abbiamo le robine. E così non siamo messi bene per niente. La ringrazio, molto gentile. Bene, Marco, a te la linea di nuovo. Sì, grazie. Allora, tanto per dirvi, la Protezione Civile, alcuni uomini della Protezione Civile di Fano sono in questo momento in via Ferrari a Marotta. Quindi ecco, questo ci dice ancora di più che la situazione, quindi la zona più colpita ancora una volta, e non è la prima volta, è Marotta. Okay, quindi la parte più a sud rispetto a dove ci troviamo, quindi rispetto a Fano. Quindi Marotta è sicuramente la zona più interessata dal maltempo. Poi segnalata situazione molto critica a Santa Maria dell'Arzilla, con campi che non reggono più la pioggia e tanta acqua sulla strada. Sotto controllo invece il torrente Arzilla. Questa è la questa è la situazione. E sul nostro sito internet, come vedete, abbiamo pubblicato diverse foto. Questa, per esempio, è l'esondazione del canale in via Ferrari a Marotta. Ve la facciamo, cerchiamo di allargare, ecco, l'immagine. Questa è un'altra strada di quelle completamente finite sott'acqua. Qui siamo sulla rotatoria, sempre nei pressi di via Ferrari. Poi c'è un'altra via interessata dall'acqua piovana, in via Nievo, una traversa di via Dalmazia, dove c'è una famiglia che si è organizzata, così come abbiamo visto anche in altre situazioni, con dei sacchi davanti all'abitazione. Tante volte. Simona? Dopo nessuno pensa a mettere a posto, chi ci andava a fare? Certo. Sì, siamo con altre persone, diceva signora? Dicevo che qui è di 4-5 volte sempre questo disastro, il fango rimane qui e nessuno lo toglie. È possibile avere una strada così che paghiamo tutto, no? Dobbiamo dire anche che diversi cittadini questa mattina si sono messi in moto per cercare di ripristinare per quanto possibile la situazione. Sì, sì, ci stiamo impegnando, ma come possiamo fare? Non c'è i mezzi, no, per fare sti lavori. Si fa con quello che si può, da come vedo. Così. Anche lei oggi, insomma, sì, è qua da Remanforte. Beh sì, do un'occhiata, sai, è un po' curiosa la cosa, ma più di tanto non ci meravigliamo, perché è così, tutte le volte che piove, ma anche poco, c'è sempre la terra che viene su dall'alto e quindi c'è nessun problema, cioè siamo abituati. Comuni insomma estati. E la situazione, secondo me, è, oltre che critica, è anche ridicola, perché spendono un sacco di soldi anche per il fatto della... Vorrei dire qualcosa alla Protezione Civile, ma dove sono? Cioè, se da stanotte che ha fatto delle bombe d'acqua incredibili, verso le 3 e 4 ho messo paura, ha svegliato. Cioè, queste persone, anche in mezzo alla nazionale, vogliamo mettere una persona che comunque con le loro divise belle lucenti, far vedere dove c'è il problema? Là, nella nazionale, cioè... l'acqua che non si vedono le strisce, entrambi le corsie, dove sono? Quello volevo dire, non so, curioso com'è, però tanto si sa com'è qui da noi. Vi ringrazio, Marco, sicuramente come sappiamo benissimo la Protezione Civile è al lavoro da questa notte, quindi saranno sicuramente impegnati in altre zone, magari se riusciranno potranno venire anche qua a dare una mano a questi cittadini, non so, magari voi dallo studio siete più aggiornati, ma sicuramente, ecco, ripeto, sono al lavoro tutti gli uomini volontari della Protezione Civile, Vigili del Fuoco e quant'altro. Sì, sì, l'abbiamo appena detto, allora poi bisogna anche dire, spezzare come al solito una lancia a favore della Protezione Civile, non dimentichiamoci che non sono persone pagate, sono tutti volontari, quindi già è tanto quello che fanno, è tantissimo quello che fanno. In più sono volontari, come il CB Club Mattei di Fano, per esempio, che stamattina, come dicevo poco fa, sono, ve lo ripeto, vi do, ecco, sono in via Ferrari, quindi non è che stanno
a casa, okay, quelli che hanno dato la disponibilità per la giornata di oggi e che quindi si sono resi disponibili, potevano essere al bar a giocare alle macchinette, potevano essere a farsi tranquillamente continuare a dormire, invece no, sono tutte persone che hanno dato la loro disponibilità e come Protezione Civile da volontari hanno deciso di dedicare il loro tempo libero, il tempo a disposizione per gli altri. Sono in via Ferrari in questo momento, sono in via Ferrari lì a Marotta, poco distante dal luogo in cui quel signore poco fa parlava e un po' così li accusava anche senza pensar troppo a quello che stava dicendo, evidentemente anche colto e preso un po' dal nervoso, dalla rabbia, che è comprensibile in queste situazioni così di disagio. Però ecco, prima di spargere fango, visto che di fango si parla stamattina, ecco, addosso a dei volontari come quelli della Protezione Civile, bisognerebbe comunque pensarci un po'. Noi l'abbiamo fatto anche in un'altra occasione, lo ribadiamo ancora oggi. Gli uomini della Protezione Civile di Fano sono volontari e quindi dobbiamo solo e semplicemente ringraziare. Dopo, se non ci sono uomini che dirigono il traffico, penso che lì sia compito della Polizia Municipale e non certamente della Protezione Civile. Allora, intanto vedete persone che sistemano, cercano di pulire i tombini, i caditoi e quant'altro per liberare, tanto il collega del quotidiano Corriere Adriatico, persone che stanno cercando in qualche modo di liberare questi tombini per far defluire l'acqua, anche se adesso secondo le previsioni del tempo, e qui andiamo di nuovo nel sito della Protezione Civile delle Marche, andiamo a vedere al volo le previsioni. Dunque, al mattino i meteorologi prevedono nuvole con ancora precipitazioni, rovesce, temporali sparsi, anche di forte intensità, come è successo appunto in queste ore, però in transito, ecco, questa è la buona notizia, tra virgolette, cioè in transito da nord verso sud. Quindi teoricamente fra qualche ora la pioggia dovrebbe terminare, quindi intorno a mezzogiorno dovrebbe terminare e piano piano lasciare spazio al bel tempo, lasciare spazio addirittura al cielo sereno, perché il pomeriggio, come scrive il bollettino, il pomeriggio sarà sereno, poco nuvoloso, con aria tersa, quindi aria pulita e senza foschia. Domani vedete, il tempo prevede, la Protezione Civile mette tempo buono, quindi questa perturbazione scivolerà via, lascerà la nostra regione e dunque anche venerdì, vedete, venerdì avremo cielo sereno o al più poco nuvoloso. Questa è la situazione. Tra pochissimo, sono le 9:35 minuti, dicevo, tra poco ci sarà la diretta con il Centro Televisivo Vaticano per seguire l'udienza generale di Papa Francesco. Quindi chiedo alla regia di informarmi e di darmi gli aggiornamenti, quindi appena ci sarà il collegamento pronto, noi ci fermiamo e diamo spazio all'udienza generale del Papa. Vediamo invece adesso l'immagine del satellite, tanto per vedere a che punto sta la situazione vista dall'alto, da qualche migliaio di chilometri sopra le nostre teste. Questa è la situazione aggiornata fino alle 9 del mattino, quindi le fotografie messe insieme dalle 4 alle 9 del mattino creano questa animazione. Vedete la nuvolosità, che questa bolla che si crea tra il confine, tra l'Emilia Romagna e la parte settentrionale della regione Marche. Quindi noi ci siamo cascati in pieno praticamente, eravamo sotto a questa nuvolona densa e gonfia di pioggia. Questa è l'animazione e la situazione dovrebbe, come dicevo, migliorare, anche se prima quel signore diceva, non so quali previsioni abbia visto, magari ha seguito qualche rete nazionale, però diceva che il maltempo durerà fino a questa sera. Noi ci limitiamo ovviamente a quelle che sono le previsioni della Protezione Civile per quanto riguarda la nostra regione. Com'è? Benissimo, allora c'è il Papa.
Dirvi che 34 mm di pioggia sono caduti dalla mezzanotte a questo momento, quindi ne è caduta davvero tanta. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, tutti gli aggiornamenti sul sito internet continueranno, così come nel telegiornale di questa sera alle 20.30. Adesso linea a Roma per l'udienza generale di Papa Francesco. Arrivederci.